Sei vivo? Sì, chi è? Padre Ralph ti sta aspettando. Vai subito dietro il cespuglio. Dietro il cespuglio. Vado. Padre Ralph! Cazzo è? Sì, ti aspettavo. Padre Ralph, lo so, ho ingannato le donne al mamma mia. Ho chiesto loro la misura del tacco, invece ho fatto credere che chiedessi la misura del metro, mi spiace. Pentiti. Sono già pentito, cosa posso fare? Ora andrai al mamma mia e chiederai alle pecorelle smarrite un loro peccato. Padre Ralph, io non ho tutte queste nozioni ecclesiastiche, caritatevoli. A questo ci ho già pensato io. Troverai lì una mia consorella, suora Ernestina, ti aiuterà lei. E adesso corri e soprattutto pentiti. Vado. Pentiti. Suora Ernestina, una missione per te. Devi aiutare quel disgraziato di Fabio. Vai al mamma mia e aiuta i giovani, tu che li conosci bene. Ora smettila di scrollarti e vai e redimiscili, redimiulili, redimai, redimi, redifo. Redimili, imbecille! Vai e redimili! Vado! Inizia la quarta puntata di We Love TV. Pentiti. Mi sono perso. Suora Ernestina! Peccato che hai fatto le corna pentiti. Andiamo. Lui si sposa, giusto? Ma tu ti ritieni un peccatore? Pentiti. Ti ritieni una peccatrice? No. Bugiarda. Pentiti, bugiarda. Non commettere atti impuri. Gli atti impuri li commetti, certo. Sei sconvolto? Un po' sì. L'ultimo peccato? Non me lo ricordo. I 10 comandamenti? I 7 vizi capitali? Ma sta ragazza da dove è uscita? Dall'uovo di Pasqua, scusa. Bocciata. In cosa peccate? In tutto. Ma siete pronti a farvi perdonare? Certo. Sì, dai, sì. Bugiarde, pentitevi, donne di facili costumi. Pentitevi. Benissimo, siete pentite. Sono questi i momenti belli. Qui al mamma mia, come potete vedere, succede solamente qua, si stanno confessando, non so in che modo, ma sta succedendo. Ha commesso atti impuri nel bagno del mamma mia, vero? No, sui lettini del mamma mia. Sono con lui, con la suora. Non ti pentire. Nonna? Non tradire. La donna d'altri, è un remix. Siete delle peccatrici, sì o no? Sì. Sì, no, lei no. Bugiarda, pentiti. Non rubare. Bocciata. Ha commesso atti impuri? Sì. Con chi di voi? Sì, esatto. Con tutti. Calvo. Ci hanno detto che hai commesso un atto impuro qui nei bagni del mamma mia, è vero? Pentiti. Mi hanno detto che non era neanche una ma erano due, è vero? Va bene, erano due suore, una era suora Ernestina e l'altra era un'altra suora. Ma come? Qual è l'ultimo peccato che hai commesso? Un peccato di lussuria. Quando? Pentiti. Ieri. Con chi? No, non lo posso dire. Dai. No. Dove? In macchina. Pentiti. Donna di? Facili costumi. Vabbè. È un amore sappico questo, come puoi vedere. Pentitevi. Voi siete, come dire, un gruppo di peccatrici, giusto? Sì, io no. Bugiarda, voi pentitevi. Tu sei stata in collegio, secondo me.
Io sì, mi maltrattavano. E volevamo sapere da te che sei una persona con lo sguardo sveglio. I 10 comandamenti. Vai. Non dire bugie. Ma che non dire bugie? Cosa vuol dire? Non desiderare l'uomo delle amiche. E basta. Non desiderare la donna. Dai. Lei sa di questo desiderio perché l'ha desiderato diverse volte e poi è stata esclusa dal gruppo. Ma non è l'amato di ogni fuori di Suora Ernestina. Suora Ernestina, cosa stai facendo? Sto pregando. Ah, se lo dici tu. Che le fareste a sta suora? Io sinceramente gli darei un pugno nella schiena e poi d'inerzia. Non bestemmiare! Ma che non bestemmiare? Da rubare la donna degli altri! Vai! Da rubare la donna degli altri! Da rubare! Non fumare! Da rubare! Io mi pento! Di cosa? Non lo so, di qualunque cosa! Donne di facili costumi siete! Dimmi il Padre nostro! Padre nostro che sei nel cielo! Che nel cielo! Nei cieli, è plurale! Avete commesso atti impuri ultimamente? Assolutamente no! Siete delle bugiarde, vi dovete pentire! Qua c'è la Madonna! Chi non pecca non ha capito un cazzo della vita. Il peccato è il senso della vita. Diavolo. Io sono il demonio, sì. Ladies and gentlemen, la fusione. On the night. No! Bardo è la fusione. I peccati capitali, vai, vai. Ira. Invidia. Lussura. Lussura. No, una volta, non capisco niente. È arrivata dal convento e se ne va in discoteca. Suora Ernestina, qui con noi. Mi sono perso. Posso dire una cosa, Suora Ernestina, tu sei diventata veramente il mio idolo. Cioè una persona eccezionale, una persona che è riuscita a redimere me, ma a redimere tutte le persone delle Mamma Mia. Non vuoi dire più niente? Nulla, non parla più. Vabbè ragazzi, noi siamo arrivati alla fine di questa quarta puntata fantastica, davvero. Io non vedo l'ora veramente di parlarne a tutti e far conoscere a tutti Suora Ernestina. Suora Ernestina? Suora Ernestina? Suora Ernestina? Oh, sarà tornata al convento. Vado a ringraziarla, Senta, salve. Cercavo Padre Ralph. Padre Ralph è morto nel 42, insieme agli uccelli di Roma. Ah, è morto. Suora Ernestina. Cercava anche lei, va bene. C'è? Suora Ernestina è scomparsa dopo che si è scoperto che aveva l'uccello di Roma. Ah, non c'è nessuno, quindi. La chiesa è chiusa? Sì.